invece tutto il teatro per me. Questa sera debutta al Teatro Laura Luciana Franzetto con Se il sesso si è depresso. Io ma parecchio proprio la mia Luciana. Non vedi che bello, guarda che bel teatro, tutto bello. Sì, vabbè, mettete quelle cose là, dai che sta arriva la gente, per piacere dobbiamo eliminare. Beh, Alessandro! Ciao. Che ti sta a fare qua? Niente, mi sono. Ti sei accomodato. Guarda che ciò, che casino, sto a traslocaio, sta arriva la gente e tu. Vabbè, mettete seduto, dai. Come stai? È un po' che non si vedevo, è stato uno spettacolo, sì. Scusa, lascia, posso far vedere un pochetto perché mamma mia. Allora, questa sera sai che farò questo debutto al Teatro Laura che... E se il sesso si è depresso, che succede? A te ti è mai capitato? Qualche volta? No, dipende dalla donna o dipende da quello che tu, insomma, come ti senti tu? No, ma tu sei giovane, sì, problemi ce l'hai. Ah, da quello sguardo mi sa che ce l'hai. Allora, sai che ti dico, anziché piatta sta pillola blu, diciamo, che ormai sappiano i pensionati, no? Perché quelli non avendo niente da fare, non sai cosa, da posso di. Loro si prendono sta pillola blu al posto della pillola della pressione. E come va? Va bene, cioè, io non si può dire però l'orgasmo. Mo. Gli orgasmi ce l'hanno, in bianco e nero e coi sottotitoli, ma ce l'hanno. Hai capito? A te non ti serve. Allora io potrei pensare che per te ci potrebbe essere invece, che ne so, una cosa che riguarda il cibo. Peperoncino? Sì, buono. Oh, buono, bello piccante, perché il roranta, la circolazione, va un tiro. Esatto. Sapevi per esempio che una cosa che serve per dare più passionalità le donne che tante volte stanno un po' depresse, no? Che ce va perché stiamo stanche dal lavoro, dall'ufficio, un po' di mandorle. La mandorla, capito? La mandorla. Poi c'è sta il miele, per esempio, che sopra, perché gli orsacchiotti, chiamiamoli orsacchiotti, quelli grossi, belli, no? Sono ghiotti di miele. Il miele ha una proprietà, attira tutti gli orsetti, quindi tutte le orsacchiottelle. Quindi lo posso mangiare? No, mangiare miele, perché capito? Se mi sentono l'odore, qua. Poi abbiamo il ginseng, bravo. Poi abbiamo lo zenzero, bravissimo, sai tutto. Già ti sei informato prima di venire a teatro. È che non sono depresso, Oh, allora tu non sei depresso, non c'hai problemi, dai. Però per tutti quelli che magari sono depressi, diciamo, io direi che potrebbero venire a teatro, perché faccio una bella lezioncina qua, capito? La faccio anche su in maniera comica, ironica, ovviamente. Questa diventa la mia classe tra un po', lo sai? Perché io proprio divento una professoressa. Mamma, mi senti? Che te metti il primo mila, poi te chiamo? Voglio venire, che ti scrivo un po' di cose? Voglio partecipare, te prego, prendimi come alunno. Vabbè. Che devo fare per essere il tuo alunno? Allora, se vuoi essere il mio alunno, devi venire a teatro, Laura. Devi venire a teatro? Devi venire al teatro, a Laura, teatro. Già ci sei arrivato. Sì. Perché sei già arrivato prima, in anticipo. Però attenzione, non arrivare mai troppo in anticipo. Perché non è che stiamo a Olimpiadi, capito? Che il primo che arriva ha vinto, no? Quindi vieni al Teatro Laura, ti vedi lo spettacolo e con il sesso depresso parliamo del ponte tutto, capito? Ma poi dopo io vado alla grande. Ah, tranquillo, poi vai, esci da qui a sdrai. Allora, spieghiamo te e io vado subito alla ragazza che mi fa la mamma mia. Anzi, scusa, ti faccio di bacetto. Sì, bacetto.